Per il perdono rischiate, sempre. Misericordia e il perdono, sempre, anche rischiando, è la consegna che Papa Francesco lascia ai vescovi della Repubblica Democratica del Congo, incontrati nell'ultima tappa del suo viaggio apostolico nel cuore dell'Africa prima del trasferimento in Sud Sudan. Nel suo lungo discorso, Francesco raccomanda ai presoli di camminare al fianco della popolazione che soffre, di sradicare odio, egoismo, violenza, di demolire gli altari consacrati al denaro e alla corruzione e di edificare una pacifica convivenza. E parte dall'esempio della foresta, cuore verde dell'Africa, questa immensa distesa verde che è la vostra foresta e che è anche un'immagine che parla alla vita cristiana. Come Chiesa abbiamo bisogno di respirare l'aria pura del Vangelo, di scacciare l'aria inquinata della mondanità, di custodire il cuore giovane della fede. Ma nel paese che definisce cuore verde dell'Africa, Francesco vede pure un popolo che non ha perso la speranza, che abbraccia con entusiasmo la fede e guarda i suoi pastori, che sa affidarsi al Signore per ottenere il dono della pace. E la vicinanza con Dio che rende testimoni credibili e portavoce del suo amore presso il popolo, spiega ancora il Papa ai vescovi, a cui raccomanda però una prossimità concreta tra la gente. Bisogna dunque spiccare le piante velenose dell'odio, dell'egoismo, del rancore, della violenza. Demolire gli altari consacrati al denaro e alla corruzione. Edificare una convivenza fondata sulla giustizia, sulla verità, sulla pace. E infine piantare semi di rinascita, perché il Congo di domani sia davvero quello che il Signore sogna. Una terra benedetta e felice, mai più violentata, oppressa e insanguinata. I pastori non siano affaristi, ammonisce ancora Francesco e cita l'esempio del servo di Dio, Monsignor Christophe Munzirwa, pastore coraggioso e voce profetica che ha custodito il suo popolo offrendo la vita. Ucciso in una piazza della città, ma il suo seme piantato in questa terra, insieme a quello di tanti altri, porterà frutto.